Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto, appunto, della scritta che sta dietro il soggetto. Nello specifico, il soggetto sono io. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, io ho aperto appunto Premiere Pro, ho importato la sequenza appunto iniziale della presentazione. Ora la vado a mettere in muto, che intanto le parole non ci servono. E quello che dobbiamo andare a fare adesso, appunto, è andare a inserire la scritta all'interno del nostro video. Quindi clicchiamo sullo strumento testo, dopodiché andiamo a scrivere quello che vogliamo. Io scrivo Studio 72, lo scrivo anche bene, che è meglio. Dopodiché vado a modificare il font, vado ad ingrandire la mia scritta poi la vado a posizionare praticamente che rimanga leggermente dietro la mia testa in questo modo. Innanzitutto ci portiamo al fotogramma esattamente qui quando indico col dito, quindi qui compare la mia scritta, quindi mi porto qua, la allungo fino alla fine e quello che dobbiamo andare a fare praticamente è molto semplice, dobbiamo andare a usare una maschera. Quindi rimpiccioliamo lo strumento testo, andiamo su opacità. Prima di tutto abbassiamo leggermente l'opacità in modo da poter visualizzare meglio il contorno sottostante, in questo modo, come vedete. E quello che dobbiamo andare a fare semplicemente, sempre in opacità, prendiamo lo strumento penna e andiamo a creare una maschera. Quindi tracciamo una maschera che prenda appunto il contorno della mia testa. In questo modo. Una volta chiusa la maschera, come vedete, se noi adesso andiamo ad aumentare l'opacità della maschera, che la torniamo a portare al 100%, ci rimane la scritta al contrario. Quello che dobbiamo andare a fare è fare invertito in modo che, vedete, ci risulta la scritta dietro in questo modo. Ora quello che dobbiamo andare a fare, che è il passaggio principalmente più noioso, è per tutta la durata del nostro video, insomma del video al cui abbiamo la scritta, dobbiamo fotogramma per fotogramma andare a spostare la nostra maschera in modo che segua il movimento della testa. Questa è la parte più lunga e più noiosa, ma purtroppo è indispensabile farlo. Quindi per fare questo ci portiamo all'inizio, appunto, di quando compare la nostra scritta, all'inizio della clip. Clicchiamo su il marcatore tracciato maschera, dopodiché ci spostiamo avanti fotogramma per fotogramma finché non vediamo che c'è un movimento, tipo in questo caso. Per far ricomparire il tracciato basterà cliccare su maschera e semplicemente andiamo ad adattare il nostro tracciato alla testa in questo modo qua. Quindi ci portiamo avanti ancora, nel caso potete spostare anche tutto il tracciato senza punto per punto, basta che selezionate tutti i punti e poi con la mano lo andate a spostare in questo modo, e questo per tutta la durata
del nostro video. Una volta finito, come vedete, il nostro risultato risulterà questo qua. Ovviamente nel caso ci siano alcuni problemi, uno può anche andare a modificare leggermente il contorno, andarlo a migliorare. Possiamo andare a interagire sulla sfumatura della maschera. Vedete che se io l'aumento, la diminuisco, quindi si può andare leggermente ad aumentare, come l'espansione. Io posso andarla a espandere o diminuire in questo modo. Quindi si può aggiustare anche con questi parametri, in modo da ottenere un risultato pressoché accettabile. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial. La cosa più lunga e impegnativa, diciamo, è appunto quella di andare fotogramma per fotogramma a spostare la nostra maschera, però del resto è molto semplice di per sé. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, curiosità o domande. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!